Direzione didattica, terzo circolo di Treviso. Scuola primaria, San Giovanni Bosco di Treviso. Classe terza B, tempo pieno. Concorso finale, Rural 4P. Ci va bene essere distratti, ma così? Abitanti di dappertutto si misero a cercare con il Super 4. Nel frattempo un boscaiolo che cercava funghi nel bosco trovò una specie di sasso con le rughe e se lo portò nel suo cascinale. Era il cervello di Senza Crapa. Gli era caduto una volta che era scivolato in un burrone e non si era accorto che gli era uscito dalla testa. L'acqua di ruscello lo aveva portato nel bosco. Una gallina nell'aia, quando vide il cervello, pensò fosse un grosso uovo e si mise a covarlo. Il figlio del boscaiolo andò a raccogliere le uova e quando vide quell'uovo rugoso capì subito che era il cervello smarrito. Si mise ad urlare ed arrivarono tutti. Ma cosa fare? Semplice. Tutti insieme si avvicinarono alla casa del gigante, cantando delle ninanane dolcissime. Il gigante cadde a terra addormentato. I supereroi gli infilarono il cervello. Quando si svegliò Senza Crapa, fu felice, perché da anni aveva tanto mal di testa e ora gli era passato. Non poteva ricordarsi nulla delle sue cattive azioni e fu felice di vedere tutta quella gente per lui. Da quel giorno fu sempre impegnato perché tutti lo chiamavano in aiuto e lui non si sentì più solo.